Vuoi vincere skin, pass battaglia e un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? Molto semplice, basterà iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video a tutti quanti i tuoi amici e infine mandarmi una richiesta sul mio account dove faccio i regali. In questo modo avrai delle possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite. Ovviamente più amici vorrai iscrivere, più possibilità di vincere avrai, non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi provare a vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. Inoltre ricordo che se vuoi supportarmi nel negozio oggetti Fortnite inserirai nel mio codice creatore Daccini e se vuoi puoi mandarmi la foto su Instagram così potrò rispondere e repostarti. Ma per iniziare col video, come al solito, andrà a fare appunto un qualsiasi ruolo all'interno dei soggetti, semplicemente a uno di voi sta guardando in questo momento questo video. Quindi mi raccomando, se anche tu vinci un qualsiasi regalo con l'interno dei soggetti, mi raccomando, iscriviti al canale attivando la campanella, lascia un bel like e soprattutto condividi questo video a tutti quanti i tuoi amici. E mi raccomando, ti ripeto, ogni singolo video viene pubblicato ogni giorno all'interno del canale. Infine ricordo che ora puoi supportare i soggetti di Fortnite inserendo il codice creatore Daccini, tutto quanto grande e tutto quanto piccolo. In questo modo, se lo inserisci puoi supportare il canale e se vuoi puoi mandarmi anche la foto su Instagram così potrò anche repostarti all'interno delle mie storie. Quindi grazie a tutti quelli che lo andranno ad inserire. Perfetto, andiamo un po' a vedere cosa possiamo regalare oggi a un fortunato fra di voi. Infatti direi proprio di andare a regalare questa nuovissima skin Jonesy accogliente, è una skin molto molto bella. Quindi direi proprio di fare compra come regalo e vediamo un po' il fortunato di oggi si porterà a casa questa incredibile skin di Natale. Il vincitore di oggi esattamente io sono Pro007, quindi vedo se non possiedete già questa skin. Perfetto, non la possiede. Andiamo a scegliere anche la scatola regalo. Direi mettere esattamente questa qui rossa a tema Natale, a tema anche con la skin. Facciamo invio dei regali in corso. Vediamo un po' se arriva questa skin e tutti quanti i regali sono stati consegnati. Quindi spero appunto che questo regalo ti piaccia. Quindi mi raccomando, supportate ogni singolo video se volete ricevere molti a molti più regali. E adesso vi lascio appunto al video. Beh, tutti in questo nuovo video. Beh, sì, Black Panther finalmente saprà arrivare all'interno di Fortnite. Infatti, avete ben voi già il titolo in questo video, dovrò provare a vedere come ottenere gratuitamente la Emote, saluto del Wakanda e soprattutto tutto quanto il nuovissimo pacchetto che probabilmente sarà disponibile oggi all'interno di Fortnite oppure dovrebbe essere disponibile nelle prossime ore o domani. Però prima di cominciare come al solito vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche così se siete aggiornati su questi tipi di video, le live, lo skin o battaglia. Infine condividi il suo video e tutti i miei amici siamo federanca a loro appunto come te ricordo la nuovissima emote saluto del Wakanda e anche il nuovissimo pacchetto di Black Panther all'interno di Fortnite. Quindi partiamo subito perché esattamente ieri pomeriggio alle ore 15 abbiamo ricevuto queste nuovissime sfide Wakanda per sempre. Infatti leghiamoci qui nella sezione notizie ed oltre a queste due notizie di questa matta operazione con i fiocchi di questi nuovi costumi per le feste abbiamo Wakanda per sempre. Qua ci vengono appunto annunciate le sfide, incarichi Wakanda per sempre. Gioca partite in coppia o squadra con amici e sopravvivi agli avversari per ottenere l'emote saluto del Wakanda. Infatti ecco qui l'emote che ci viene immortalata. Infatti facciamo visualizzare le sfide, ecco qua le sfide dovremo portare a termine e abbiamo ben 3 settimane per farlo. Infatti le sfide termineranno esattamente il 13 gennaio. La prima sfida ci dirà esattamente di giocare partite. Dovremmo giocare ben 10 partite e ci porteremo a casa 10.000 punti esperienza. Poi sopravvivere agli avversari, dovremo sopravvivere a 500 avversari e ci porteremo a casa 20.000 punti esperienza. Infine dovremo giocare partite in coppie o a squadre e ci porteremo a casa ben 20.000 punti esperienza. E completando tutte queste sfide ci porteremo a casa l'emote saluto del Wakanda. Infatti appunto queste sfide, soprattutto questa qua di giocare partite in coppia squadra, a molte persone non hanno funzionato perché questa sfida non ci va a specificare che dobbiamo completarla, dobbiamo giocare in partite in coppia a squadra però con i nostri amici. Non c'è stato specificato, quindi molte persone hanno pensato che la sfida fosse buggata e non funzionasse. Però mi raccomando, se non giocate in coppia o squadra con i vostri amici la sfida non ve la conterà, quindi dovete per forza giocare con dei vostri amici. Mi raccomando perché qua proprio non l'hanno specificato e molte persone appunto non sapevano perché non gliela contava. Infatti adesso andremo proprio in game e vi andrò proprio a mostrare dei piccoli consigli su come completare più velocemente possibile queste sfide se ancora non le avete portate al termine. Eccoci qui arrivati in game e appunto il primo e anche unico consiglio che vi do per completare queste sfide in modo veloce e soprattutto se non avete voglia di giocare le partite è proprio quello di rimanere sul bus della battaglia il più tempo possibile, perché rimanendo sul bus della battaglia il più tempo possibile potete sopravvivere agli altri giocatori e completare più velocemente la sfida che ci chiede di esattamente sopravvivi agli avversari. Infatti io sono già sopravvissuto a 250 avversari, quindi vi lanciate dal bus e rimanete così fermi, immobili, in aria e una volta sarete arrivati a terra già sarete più o meno in 40 in partita e quindi sarete sopravvissuti più o meno a 50 avversari. Quindi è un metodo davvero molto molto utile, soprattutto se non avete voglia di giocare le partite, magari state facendo un'altra cosa, startate la partita e vi tenete in questo modo, cioè rimanete in aria, e mi raccomando seguite questa cosa perché è davvero molto importante, che facendo così completate sia le 10 partite
vite e riuscirete anche a completare questa sfida di sopravvivere agli avversari. Poi ovviamente appena arrivate a terra magari potete anche aprire il deltaplano. Sì, potete anche aprire il deltaplano. Appena arrivate a terra potete anche o quittare o suicidarvi, ma la sfida ve la conterà lo stesso. Quindi mi raccomando, fate così. Ovviamente non ve lo faccio vedere fino alla fine, perché sennò qua rimaniamo un bel po' di tempo. E usate questo metodo se volete completarla velocemente, o comunque se non avete voglia di giocare le partite. Quindi questo è il primo e unico metodo che vi consiglio per fare queste sfide, perché sono talmente semplici che non ci sono altre soluzioni. Eccoci appunto tornati in lobby dopo aver visto come sbloccare la nuovissima emote di Black Panther. Adesso andiamo proprio a aprire tutto quanto il nuovissimo pacchetto di Black Panther, che probabilmente potrebbe già essere uscito nei negozi oggetti mentre stai vedendo questo video, oppure se non sarà così uscirà nelle prossime ore barra prossimi giorni. Infatti il nuovissimo pacchetto di Black Panther, che appunto uscirà a breve, forse è già uscito, si chiama esattamente pacchetto Marvel Reali e Guerrieri. Infatti questo pacchetto include ben 3 skin come Captain Marvel con stile aggiuntivo, Pantera Nera, sarebbe Black Panther con stile aggiuntivo, e infine Taskmaster dovrebbe chiamarsi. Infatti oltre alle 3 skin con tutti quanti stili esclusivi, potete vedere adesso a schermo tutti quanti stili, vi sto facendo vedere un gameplay a schermo, otterremo anche 3 dorsi decorativi, cioè 3 dorsi delle skin alla fine, poi 3 picconi sempre inerenti alle skin, e poi anche altri 2 deltaplani. In totale il prezzo di questo pacchetto dovrebbe essere 25 euro, e dovrebbe pagarlo in soldi reali, quindi non in V-Bucks ma bensì soldi reali. Quindi 25 euro è anche un prezzo che ci sta, perché alla fine non possiamo chiedere di meno per un pacchetto, c'è tutte queste cose, e diciamo che un pacchetto ci dà più o meno quasi gli stessi oggetti del pacchetto di Joker, anche se diciamo ci dà qualcosa in meno, però comunque un pacchetto molto molto bello. E appunto il gameplay lo potete vedere adesso a schermo. Quindi ripeto, questo pacchetto o è già uscito nel negozio oggetti nello shop di qualche ora fa, oppure uscirà nelle prossime ore, massimo domani, però molto molto probabile questo pacchetto già sarà disponibile e già lo potrete acquistare. Infatti appunto queste skin sono davvero molto molto belle, sono proprio skin a tema Marvel, fatevi sapere se voi lo andrete ad acquistare. Quindi vi lascio anche qualche altro secondo di gameplay di questo pacchetto e noi ci vediamo a fine video. Quindi dopo aver visto appunto tutto questo nuovissimo pacchetto e come ottenere gratuitamente questa nuovissima emote saluto del Wakanda, spero che questo video sia stato d'aiuto. Fate sapere se voi andrete a completare queste sfide e sbloccare queste emote, oppure se andrete appunto ad acquistare il pacchetto di Black Panther. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se così come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche, così se siamo aggiornati su questi tipi di video le levo lo skin base a taglia. Infine condividi questo video, ci tengo amici e vedere anche a loro come sbloccare questa nuovissima emote saluto del Wakanda e anche tutto quanto il nuovissimo pacchetto di Black Panther all'interno di Fortnite. Noi ci vediamo al prossimo video, una prossima live.